festeggiamenti in onore di San Pantaleone, medico e martire, patrono della città e della diocesi di Vallo della Lucania. Questa sera alle 18.30 presso la cattedrale la preziosa effigie in oro argento sarà intronizzata sull'artistico trono realizzato quest'anno dalla ditta Carlo Alborini di Arzano. Nel giorno in cui si ricorda la dedizione della cattedrale di Vallo, ossia la cerimonia mediante la quale una chiesa diviene il fulcro di una diocesi, iniziano i festeggiamenti in onore del santo orientale, invocato quale patrono della comunità vallese da 1000 anni, probabilmente grazie agli insediamenti di monaci italo-greci nella Valle di Novi, soprattutto a Pattano. Il vescovo Monsignor Ciro Miniero celebrerà la solenne messa per la dedicazione animata dal coro diocesano diretto dal maestro Maurizio Iacovazzo. Da domani poi, 18 luglio, inizierà il novenario di preparazione, guidato da Fra Roberto Vecchio e Fra Vincenzo Ippolito, sul tema «La santità, il volto più bello della Chiesa». Ogni giorno, con inizio alle 19, la comunità dei fedeli sarà chiamata a riflettere su un argomento diverso, dalle famiglie, ai giovani, agli ammalati, sino alla vigilia del 26 luglio, in cui saranno cantati i vespri, e il giorno della solennità, il 27 luglio, quando il suono delle campane annuncerà ai vallesi che l'immagine del santo patrono percorrerà le vie cittadine, la seconda volta quest'anno a seguito del decennale della Madonna delle Grazie. Thank you.